Quindi stasera si replica invece al Teatro Ienco, ma non si tratta di interagire con dei ragazzi, ma con persone adulte. Sì, si tratta di interagire con persone adulte in un gioco teatrale che coinvolgerà tutti, gran parte del pubblico. E sarà un modo per riflettere sui temi che abbiamo affrontato stamattina ad un livello comunicazione un pochettino più sofisticato, essendo rivolto ad un pubblico adulto. Ma saranno anche tanti bambini, ci saranno anche tanti bambini stasera, perché è uno spettacolo divertente, quindi ognuno riuscirà a cogliere dal monologo e dal coinvolgimento di Marco quel livello di quel messaggio che è proprio della propria dell'età che ha e dell'esperienza di vita che ha. Parlando di bambini, parliamo anche del parco inclusivo di cui Lions Club si sta occupando, da realizzare nella Pineta di Ponente, se non erro. Beh, questo è un sogno, è un nostro sogno, ma è un sogno che non appartiene soltanto a noi, ma appartiene a molte associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio a livello nazionale. È un tema molto sentito, è un tema che io in modo particolare sento come mio e noi come Lions Club sentiamo come nostro, perché poi la forza della nostra associazione è quella di abbandonare la parola io e parlare noi, perché noi tutti insieme riusciamo a fare molto di più e a fare molto di più condiviso. Visto che questa qui è la nostra filosofia, il parco inclusivo è un po' un fiore all'occhiello di questo modo di pensare. Un parco inclusivo è un parco dove bambini abili possono condividere giochi con bambini disabili. E siccome il gioco rappresenta un elemento essenziale, un mezzo essenziale di comunicazione e di crescita per i bambini, limitarne la condivisione è un processo sicuramente involutivo e mai evolutivo. Far giocare tutti insieme si riesce a superare barriere culturali che spero che nel 2020 non ci siano più, ma è bene comunque continuare a lavorarci. Significa condividere e significa sostanzialmente crescere insieme senza differenze. Sono d'accordo, anche perché io ho avuto la fortuna all'elementare di avere una maestra che aveva un figlio autistico e guarda caso lo mise nel banchino con me. Quindi diciamo che ho vissuto personalmente la bellezza e anche l'importanza di condividere certe esperienze. Un'ultima cosa, visto che siamo in un teatro, io ho letto stamattina casualmente sul Corriere della Sera una frase che non mi ha convinto. È di un attore, tra l'altro, un attore importante a cui non voglio fare pubblicità, che diceva: il teatro non cambia la vita e non cambia la cultura. Io non sono d'accordo. Assolutamente. Il teatro è parte integrante della cultura. Altro non è se si ritorna indietro e si prova a ricordare come è nato il teatro. Il teatro altro non era un modo di rappresentare la società di quel momento e magari vederlo in modo diverso e lanciare dei segnali. Quindi era uno strumento di comunicazione di gruppo, forse poi sostituito dalla fotografia ed altre evoluzioni. Quindi un elemento che fa parte del nostro modo anche ancestrale di comunicare non può essere escluso dalla definizione di cultura, ne è parte integrante. Stasera io spero che con questo gioco interattivo che ci propone Marco Brinzi ne usciremo tutti arricchiti.